la tristezza che abbiamo in nostra famiglia per questa disgrazia che è successa il 7 ottobre. In questa data, che era per noi sabato, che è un giorno sacro per il popolo di Israele e anche era la festa di Simchat Torah, sono venuti, alle volte uno chiama gente cattiva, ma uno dice tra te stesso, come mai dici che è gente? Mio fratello dice nemmeno animali. Cattivi, terroristi che sono entrati dove abitava mia sorella nel kibbutz, sono entrati presto al mattino, 6:30 del mattino, quando uno dorme, sono arrivati alla casa sua e hanno bruciato la casa dove era mia sorella insieme, Mari, insieme con suo marito Yossi, e non gli hanno lasciato uscire. Sono stati uccisi, soffocati. Questo ci fa ricordare questo che c'è stato tanti anni fa con i nazisti. Adesso c'è il trend nel mondo, poveretti palestinesi. I palestinesi da noi non erano poveretti, stavano bene. Ci sono nel congresso israeliano, ci sono deputati, senatori che sono arabi e sono sfacciati anche. Possono dire io voto in contro del governo di Israele. Il governo di Israele, hanno votato incontro, alla volta hanno una maggioranza, cosa si può fare? Noi siamo una democrazia. La ultima cosa che è successo, che per sbaglio hanno ucciso l'esercito israeliano a 5 persone che sono venuti a Gaza per aiutare. Io voglio chiedere quanti americani sono morti per sbaglio degli americani, quanti russi hanno ucciso i russi. Quanti ucraini hanno ucciso ucraini? Perché Israele e lo stesso esercito di Israele ha ucciso soldati israeliani per sbaglio, perché nella guerra non si può considerare queste cose. Sono come girare per strada. Quando uno gira per strada deve avere considerazione che alle volte ci sono le collisioni tra le macchine e nessuno voleva questo. Allora è un po' di sfacciato, si dice, da parte della UN o del governo americano dire che noi abbiamo assassinato questi che sono venuti a aiutare, che vedano le loro storie. La gente è molto influenzata della prensa, della stampa. Allora voi avete un gran responsabilità di influire al popolo, a questi che leggono i giornali, vedono la televisione, per avere una vista diversa di quello che sono le cose, invece di quello che dicono quelli che non sono interessati e interessati da noi, sono antisemiti. Grazie a voi.